E quindi buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Siamo sempre qui come ogni lunedì, mercoledì e venerdì a dare un occhio a questo pazzo Bitcoin, a questo pazzo mercato delle cripto. Quindi andiamo a vedere che cosa sta succedendo sia sui grafici che dal punto di vista fondamentale, se ci sono notizie importanti, se ci sono cose da sapere e insomma tutto ciò che riguarda il mondo delle cripto a 360 gradi. Come sempre siamo in diretta, il bello è questo, quindi anche voi avete il ruolo di protagonisti, anzi soprattutto voi ce l'avete, perché mi potete fare tutte le domande che vi passano per la testa e io ovviamente vi risponderò. Quindi mi raccomando, vi voglio più carichi che mai, perché è la vostra occasione insomma per chiedere quella cosa che avreste sempre voluto chiedere ma non avete mai poi voluto farlo, non so per quale motivo. Bene, niente, e ci siamo live anche dalla palestra, beato te che ci puoi ancora andare. Io non so cosa darei per tornare in palestra, mi alleno a casa ormai con gli elastici, una roba veramente agghiacciante ed inguardabile. Comunque beato veramente te. Live dappertutto, c'è chi era dalla macchina, chi mi segue dalla palestra, qualcuno addirittura una volta ha commentato: ciao, ti seguo dall'S lunga, numero uno, siete veramente i numeri uno. Oggi come vedete analisi tecnica del mio outfit completamente verde, quindi Bitcoin damperà, sappiatelo. Comunque niente, oggi, cioè in questi giorni è talmente noioso l'andamento di Bitcoin che stamattina mi sono messo a guardare il grafico intraday per cercare qualche segno di movimento, qualche piccolo accenno, insomma i volumi si sono un po' prosciugati, ero io all'S lunga, sei un grande, sei il numero uno, anzi sai cosa faccio? Ti omaggio di 10 shitcoin se riesco a fare copia e incolla del tuo nickname, perché te le meriti tutte quante, guarda, non l'avevo mai sentita questa, mi immaginavo te col carrello che spingevi e intanto ascoltavi i miei sproloqui, beccati ste 20 shitcoin. Comunque vi dicevo, volumi un po' prosciugati, volatilità un po' prosciugata, non succede niente di che, ma d'altronde c'era da aspettarselo perché siamo a ridosso dei massimi storici e siamo compressi tra un pool di liquidità in domanda e appunto i massimi storici, quindi non dobbiamo aspettarci particolare movimento, perché da un lato ovviamente a svendere, a dampare, uno ha un attimino di timore, dice magari svendo, poi mi rompe la resistenza e io vado a realizzare una perdita oppure a non realizzare un profitto, e di contro ovviamente anche a comprare appena sotto una resistenza così forte come il massimo storico è un po' rischioso, quindi comprendo questa titubanza. Detto questo, caspita, vedo che qualcuno di voi si sta abbonando e fa comparire Carlos, che anche lui è sempre super bullish con i suoi occhi laser. Ringrazio chi si abbona al canale, vi ricordo che con Amazon Prime potete utilizzare, adesso si chiama Amazon Gaming, Twitch Gaming, non so come si chiama, ma in sostanza avete, se avete Amazon Prime, un abbonamento gratuito al mese da dare al vostro creator preferito. Eccolo qua, quello col maglione verde, per l'appunto. A parte gli scherzi, vi ringrazio se lo fate, è un metodo per sostenere il mio lavoro e la nostra community per voi a costo zero. Cosa c'è di meglio? Quindi io inizierei immediatamente con le vostre domande, perché poi volevo spendere due paroline ancora su Ethereum 2.0, sullo staking, visto che ultimamente è la domanda più frequente che mi fate. Poi spero di non annoiarvi troppo, ma io insomma quando sento un argomento che so che vi tocca, che vi interessa, io tendo ad approfondirlo il più possibile. E in seconda battuta magari due parole sullo Stable Act, che anche quello ho visto che ha smosso un po' di animi. Potresti fare video aggiornati su piattaforme se fai come Celsius e Nexo? Guarda, in realtà ieri ne ho fatto uno comparativo, uno un po' più, come dire, destinato magari a chi affronta questo mondo della SeFi, DeFi per la prima volta e cerca di capire di cosa si tratta. Ho fatto una selezione un po' più broad, ecco, un po' più ampia, un po' più completa, senza ovviamente spendere ore sulla singola piattaforma. Non so se vorresti un approfondimento magari specifico su una piattaforma, magari si può fare, ci penseremo. Comunque, iniziamo con
alle vostre domande, ma sto Bitcoin sale oppure vuole addormentarsi? Mi sa che per ora un riposino se lo sta facendo. C'era quell'altra piattaforma di cui volevi parlarci, esatto, è l'EDN. Non ci ho speso più di tante parole perché è di una banalità pazzesca, alla fine è esattamente come le altre, è la classica piattaforma SeFi e in sostanza tu depositi e ottieni una rendita su Bitcoin e su USDC. I tassi sono molto interessanti, sono tra i più alti in assoluto e si appoggia a Genesis Capital come lender che fa lending istituzionali, quindi il guadagno deriva da lì. Genesis Capital tra l'altro è molto trasparente perché se cioè qualsiasi prestito fa, qualsiasi operazione fa, ci sono tutti dei report sul loro sito, trimestralmente riportano l'utile, riportano l'andamento dei loro profitti, un po' di bilancio, la numerosità dei clienti, insomma ci sono molti dati e inoltre è molto conosciuto perché in quantità, in termini di volumi spostati è uno dei maggiori e quindi ho voluto portarvela all'attenzione, farvela conoscere, sempre in ottica di diversificazione perché magari se anche tre possono risultare poche, c'è anche la quarta, è sempre meglio diversificare. Buonasera, ciao a tutti, eccoci, buonasera, live dalla palestra, buonasera, gasati anyway, qualsiasi cosa succeda noi siamo gasati, giusto approccio. Ciao Luca, buona serata, buonasera a tutti, ciao, che bell'outfit stasera, eh sì, è verde bull, verde bull. Iniziata la diretta, Bitcoin ha ripreso a scendere, classico, classicone. Missato gli auguri, te li faccio ora, ti ringrazio, sei come i miei long praticamente. Buonasera a tutti quanti, cerchiamo di capire cosa cacchio succede in questo pazzo mondo cripto, proprio così. Ciao a tutti e mitico Luca il Sagittario, non so niente di astrologia ma grazie. Airdrop ora, chi c'è, mamma mia, così proprio in cioè su due piedi airdroppare. Ciao Luke, ti ho scritto su Telegram, non so se hai letto, comunque volevo shillare un airdrop da parte di BudgerDAO in stile Uniswap. Per riceverlo basta aver partecipato alla governance di alcuni progetti DeFi o aver fornito liquidità in alcune pool a copie con WBTC o aver prestato o chiesto un prestito per WBTC. Non voglio spingere nessuno a investire in Budger, ovviamente, dico solo che l'airdrop è reale e chi è interessato faccia le proprie ricerche, non voglio che sembri uno scam. Grazie Filo, ti sei guadagnato anche un po' di shitcoin perché effettivamente è una segnalazione estremamente utile. Chi ricade in queste caratteristiche, quindi magari ha utilizzato questi pool di liquidità, ha interagito con WBTC e così via, magari appunto potrebbe essere interessato a questo airdrop. Tu ti guadagni 30 shitcoin perché te le sei proprio meritate tutte quante. Ciao Luca, che senso ha vincolare i propri BTC se già tenendoli nel wallet da 2 anni a questa parte pompano già per i fatti loro? Grazie mille. Ma guarda, vincolare in che senso? Cioè alla fine vincolare è sempre sbagliato. Se tu parli delle piattaforme CeFi, tu non li stai di fatto vincolando, ovviamente li stai dando in custodia a terzi. È come depositarli in banca, passami il paragone, però è molto simile e secondo me anche pertinente. Chiaramente tu ti esponi a dei rischi dovuti a questi terzi, ti devi fidare molto bene di questi terzi e in cambio tu ottieni anche un rendimento sui Bitcoin, quindi al posto che averne uno, a fine anno ne avrai 1,06 che non si buttano via, i guadagni sono sempre guadagni. Poi, per l'amor di Dio, come giustamente dici tu, se ti ho inteso bene, la sicurezza è sempre massima se tu i tuoi Bitcoin ce li hai nei tuoi hardware wallet. Su quello non ci piove, non c'è nessun tipo di paragone. Però ecco, mi raccomando, ne approfitto per ricordarvi di diffidare magari di quelle piattaforme che o promettono guadagni basati sul nulla, come quelle pseudo arbitraggi, quelle cavolate lì che sono tutti dei ponzi, statene ben lontani, mi raccomando, non buttate via i vostri soldi con queste cavolate, non fatevi infinocchiare, e soprattutto quelle piattaforme che vi chiedono magari di vincolare il deposito. Bisogna fidarsi ciecamente della piattaforma che stiamo usando e quindi fare le dovute ricerche e capire la sostenibilità del loro modello di business. Ciao Luke, quanto durerà la fase di stallo? E chi lo può sapere? Chi mai lo può sapere? Vi immaginate se adesso per tipo 6 mesi continuiamo a palleggiare tra 18.000 e 20.000 così, senza niente fare, chi lo sa? No, scherzi a parte, non lo so, non mi aspetto che duri molto perché è una fase di equilibrio molto instabile, credo, non saprei, cioè secondo me, appunto, ripeto, non durerà a lungo. Io ti ascoltavo dalla rianimazione, grande.
Occhio ai pazienti, però, che forse hanno un po' la priorità. Bella Luca, buonasera. Se vuoi, Luke, ti invito in montagna a sciare. Ti faccio il permesso come mio consulente personale. Guarda, quasi quasi, però mi serve anche il maestro di sci, perché purtroppo, nonostante mi piaccia la montagna, non ho mai sciato, ahimè. È una dei miei delle cose che vorrei fare e non ho mai fatto. Buonasera a tutti. Hai visto il progetto Badger DAO? Caspita, oh, ma molti lo conoscono, eh? Quasi quasi me lo guardo, me lo segnerò. Tra l'altro c'è pure l'airdrop. Ciao Luca, master in fintech al Politecnico, procede alla grande. Abbiamo da fare un progetto dove dobbiamo produrre uno smart contract con Solidity. Wow, che bello! Hai imparato a programmare in Solidity, tra l'altro, ti invidio veramente tanto, complimenti. Fossi in me, come ti sbizzarriresti? Ah, bella domanda, bella domanda. Beh, dai, fai un'altra cosa DeFi, un qualcosa nel settore DeFi che possa magari unire, fare da ponte tra altre piattaforme. Oppure adesso va molto il settore assicurativo sulla DeFi, però sono cose abbastanza complicate anche dal punto di vista finanziario proprio. Non saprei, però penso che il trend attuale sia costruire cose, cioè servizi accessori sulle piattaforme DeFi. Infatti prossimamente volevo parlare proprio di Nexus Mutual, che è una delle piattaforme più interessanti di questo settore qui. Complimenti comunque per la scelta del tuo master, mi stai facendo venire gola, sai? Non ho capito come agganciare questo airdrop. Io avevo 6 sushi, magnali. No, non lo so neanch'io, dobbiamo informarci. Ciao Luca, vorrei farti una domanda riguardo l'analisi ciclica. Cosa ne pensi? La studierai e applicherai in futuro? Ho visto la live con Mauro Caimi, lui la utilizza. Non credi sia utile per completare le tue analisi di price action? Credo che sia molto molto utile, infatti gliel'ho chiesto proprio, alla fine abbiamo fatto 2 chiacchiere io e lui, proprio perché gli ho detto, ma ascolta, ma cioè, come, da dove partire, come si inizia, come si fa? E mi ha incuriosito molto, quindi sì, sono interessato a studiarla, perché è un ottimo completamento, come mi suggeriva anche lui, all'analisi della semplice price action. È curiosa. Il pack ha senso farlo progettando le entrate sulle resistenze con una size maggiore più si scende di prezzo? Guarda, il pack secondo me ha senso farlo semplificandosi la vita al massimo, senza dover stare a pensare compro di più, compro di meno, di qua, di là, perché altrimenti perde di senso il concetto di pack. Una delle cose importanti del pack, dei principali vantaggi, è proprio quello di escludere totalmente l'emotività, quindi uno non deve pensare a nulla se non pianificare il suo acquisto e basta. Mauro ti ha proposto il suo corso? No, effettivamente no, non mi ha provato a vendere il suo corso, giuro, non l'ha fatto, però magari mi vuole far arrivare lì. No, scherzo Mauro, se mi stai guardando sto scherzando, ti faccio anche un saluto. E quindi no, ripeto, il pack non, poche pippe mentali insomma per il pack. Tra l'altro adesso, se riesco, martedì vorrei farlo uscire un video dove, grazie a un amico della community, Liquidator, il nostro Liquidator, che è uno dei programmatori di PineScript del nostro canale Discord, mi ha fornito uno scriptino che ha fatto lui, che vi proporrò, e ovviamente ringraziando e dandogli tutti i credits del caso, che simula un pack su TradingView e in sostanza vi fa vedere effettivamente come rende rispetto a un semplice acquisto, modificando i parametri come il giorno d'ingresso, la periodicità, il size, fa vedere addirittura il massimo drawdown, il massimo guadagno. È veramente spaziale questo script, quindi martedì state sul pezzo, non perdetevelo, penso sarà martedì, però non perdetevelo comunque. Buonasera Luca. Luca, due parole su Google Authenticator versus SMS, tu quale usi? Allora ragazzi, l'autenticazione a due fattori con SMS è l'anticristo, non utilizzatela per nessun motivo, è la cosa meno sicura che esista al mondo. Quindi il Google Authenticator sì, è bene, ancora meglio se c'è la possibilità di fare un'autenticazione a due fattori hardware come con la YubiKey per esempio, ma mi raccomando SMS zero, zero, lasciate perdere, perché se vi ci sono, cioè è facilissimo farsi spostare il proprio numero su un'altra SIM, ci sono i cosiddetti SIM porting hack, che è veramente facile, quindi no all'autenticazione via SMS. Buonasera Luca, ho una domanda per te. Come valuti l'incidenza del gap tra il prezzo di Bitcoin nel mercato spot e quello dei futures CME? È un fattore da considerare oppure non ha un peso specifico sull'andamento del prezzo di BTC? Grazie della risposta. Allora, se tu intendi
La differenza tra il prezzo di Bitcoin spot e il prezzo del CME, che sinceramente non so neanche qual è, dunque il CME è 19.100 e lo spot 19.000, quindi non è neanche tanta, però tendenzialmente quando c'è molto spread tra lo spot price e il prezzo del future vuol dire che siamo in una fase di sentiment particolarmente bullish, basti pensare al significato del future stesso. Il future sostanzialmente è una scommessa sul prezzo futuro di Bitcoin. Infatti, se ci fate caso, se andiamo, non lo so, su FTX, che ci sono future a diverse scadenze, e andiamo a vedere ad esempio appunto Bitcoin spot, dov'è? Eccolo, BTC USD, che sta a 18.970 circa, no, 980. Poi andiamo a vedere il future, 25 dicembre sarà vicinissimo allo spot, mi aspetto perché la scadenza è molto vicina, e sta a 19.100, poco più. Se andiamo a vedere il future a 26 marzo, me lo aspetto ancora più sovrapprezzato, 19.600 per l'appunto, e 25 giugno ancora di più, e infatti è 20.190, perché il future ha dentro questa componente temporale e quindi diverge un po' dal prezzo spot. Non so se vi ricordate, infatti tra l'altro guardate qua, è proprio mostrato addirittura sul grafico la divergenza tra il future e lo spot, che è del 6%, il che significa che chi ha voglia di fare appunto un cash and carry, quindi lo short sul future e il long sullo spot, questo spread ce l'ha in tasca di sicuro alla scadenza del future, perché quando il future scade praticamente i due prezzi sono sovrapponibili. Comunque questo per dire che lo spread, non è tanto il gap ma è lo spread tra lo spot e il future, fa capire un po' quanto sentiment bullish c'è. E inoltre, no beh, forse, cioè se tu invece volevi dire i gap tipo questo, questi che si formano appunto sul CME perché non è attivo nel weekend, io tendo a non darci troppo peso. Nonostante tu mi puoi giustamente dire, ma guarda che storicamente spesso sono stati fillati. Sì, può essere anche vero, però non me la sento di introdurli come operatività, cioè veramente andremmo quasi al paradossale. E l'ultima cosa sullo spread tra lo spot e il future è che se tu magari appunto hai una posizione spot long, come ad esempio capita spesso a me che io holdo Bitcoin, quando vuoi aprire una posizione speculativa in copertura, in hedging, ti conviene utilizzare un future tra quelli a scadenza più lontana, soprattutto se la copertura è a lungo periodo, perché così è come shortare ad un prezzo più alto. Abbiamo visto che era 20.000 e oltre quel future lì, ed è meglio shortare uno strumento a 20.000 che uno a 19.000, soprattutto ovviamente se tieni aperta la posizione di copertura a lungo, perché poi nel tempo, più passa il tempo e più la differenza si tende ad assottigliare. Continuiamo con le domande. Buonasera a te, grazie, grazie, appena arrivato ci sono anch'io, buonasera. Eccomi nonostante la neve, grande, qui non nevica più da me, però un po' ne è scesa. Ciao Luca, sono nuovo, ma su Discord come si guadagnano shitcoin? A prescindere dalle shitcoin sei il numero uno. Guarda, si guadagnano shitcoin su Discord in due modi: scrivendo, quindi partecipando alla discussione, e facendo proposte utili. Quindi se mi dici, che ne so, io tipo oggi qualcuno mi ha detto, io suddividerei analisi tecnica cripto in Bitcoin e altcoins. Effettivamente su Discord stiamo crescendo parecchio di numero e quindi ho deciso di farlo e gli ho dato, l'ho omaggiato con ben 30 shitcoin. Ciao Luca, purtroppo da un bel po' per motivi di studio non riesco a seguirti live. Oggi riesco a essere presente fortunatamente, però in differita recupero sempre. Grande, mi raccomando, studia, che studiare è sempre la cosa migliore. Poi c'è tempo per recuperare i miei contenuti. Ciao Luke, un'opinione su API 3? Dai, e continua così, ottimo lavoro. Non lo conosco, che cos'è API 3? Boh. È un token, una coin. Boh. Ciao Luca, ciao a tutti. Non usate l'autenticazione a due fattori SMS, è quello più bucabile di tutte. Quoto assolutamente, non usatelo. Ciao Luca, perché è importante lo studio del market cap? Allora, lo studio del market cap è importante perché ci dà una visione d'insieme di tutto, dell'andamento di tutto il mercato. Guardate tra l'altro come si è comportato il market cap in questo periodo. È stato ancora più esplicativo del grafico di Bitcoin. Guardiamo. Paragoniamoli così ci facciamo un'idea. Abbiamo qui la cap totale, qua sotto non yearn ma volevo BTC.
Guardate, allora abbiamo un andamento diverso perché qui ci stiamo già appoggiando su un supporto, ad esempio, mentre qua sotto Bitcoin non lo sta facendo. Vedete com'è diverso l'andamento? E tra l'altro, se anche guardate, dunque aspettate che qua è sulle 4 ore, però è simile, è molto simile. Comunque, se ci guardate, proprio l'approccio in generale con i supporti e le resistenze è molto più pulito. Guardate i livelli chiave, quelli che ho disegnato in giallo sulla market cap, come vengono rispettati. E invece sul grafico di solo Bitcoin a volte sono un po' sporchi. Questo solitamente accade quando c'è la price action un po' ballerina con anche le altcoins, perché la market cap totale sconta anche quei movimenti lì tenendoli in considerazione, mentre il grafico di Bitcoin non lo fa. Curioso che anche sulle 4 ore, come abbiamo visto poco fa, questo cioè rimane valido. Guardate che bella zona di resistenza che si è formata qui sopra, e di fatto sta ancora ostacolando e sta provando in tutti i modi, tac tac, l'offerta a far perdere qualche livello chiave. Insomma, vediamo, non ha senso spingersi troppo in là con l'analisi tecnica sulla market cap e stare a fare appunto troppa price action, però individuare delle aree di supporto e di resistenza e vedere un po' com'è la struttura, quello assolutamente sì, perché ci dà un'idea molto chiara della fase in corso. Esempio, questi 690, no, dov'è? Sì, ciao, viaggiavo già con la fantasia. 548 billion, che secondo me è un livello chiave settimanale, guardiamo, ci credo, eccolo, tac, vedete come sta facendo da livello di supporto per il momento, e la sua perdita sarebbe un segno di potenziale falso movimento con tanto di doppio top, quindi una perdita di questo livello e peggio ancora poi andare a creare nuovi minimi sarebbe un ritracciamento in piena regola, cosa che il grafico di Bitcoin fatica un po' di più a dirci. Quindi il mio consiglio è un occhio di tenercelo sempre sopra. Torniamo su BTC e andiamo avanti con le domande. Ciao Luke, tu sai come, Luca in realtà, sai come fanno le piattaforme SeFi a dare quelle percentuali sui depositi, visto che i prestiti hanno tassi molto più bassi? Guarda, la verità è che loro, i prestiti per loro, i prestiti ai retail sono una delle entrate minori. Le entrate maggiori per loro, se vi ricordate anche l'intervista con Shane di BlockFi, ce l'aveva confermato, per loro il massimo delle entrate, quindi il cash flow maggiore, glielo danno i prestiti istituzionali. Quindi vi faccio un esempio: io voglio, da domani voglio fare il market maker, supponiamo, ovviamente non ho il becco di un quattrino, cioè qualcosa dovrei avere se voglio fare il market maker, perché è quello che va a mettere i limit order sugli exchange, per capirci, e guadagnare un po' delle fee. Però ne voglio, cioè c'è bisogno di grande capitale, e quindi cosa faccio? Vado a prendere in prestito capitale da questi fondi, come appunto Nexo, eccetera eccetera. Ci sono degli accordi particolari perché devono dare garanzie e così via, però loro ovviamente hanno degli interessi da pagare più alti di quelli dei retail, quindi quello è il modello di revenue principale delle piattaforme Celsius, Nexo e così via. Ragazzi, la Nappi ha 313 viewers e io 259, dobbiamo essere di più, mi raccomando, tutti qui boicottiamo la Nappi dopo, solo dopo le 10. Ciao Luca, oh, questa l'ho già letta. Purtroppo, no, sono tornato su, ho sbagliato, ho saltato. Ciao Luca, ho spalmato le mie entry di BTC tra i 16.400 e i 13.800. Pensi che ho spalmato su un range troppo ampio o potrebbe essere una buona entry in caso di ritracciamento più profondo? Guarda, io spero che tu l'abbia fatto, adesso in realtà io ho detto che c'è la Napi, ottengo l'effetto opposto, ovvero che scappano tutti. Spero che tu comunque l'abbia fatto con cognizione, il discorso dello spalmare l'entry. Comunque andiamo a vedere se ci sono dei livelli chiave. 16.4, 13.8 hai detto, quindi in sostanza parti da circa qua, ok, fino a 13.8, che è questa zona. Guarda, ti dico, dal punto di... Oh, mamma mia, mi sclera il grafico. Questa zona, dal punto di vista dell'analisi del prezzo, non è affatto male, perché vedi che in sostanza tu stai coprendo una zona che va dal vecchio top fino a una congestione locale, nonché un vecchio top. Quindi è una zona abbastanza rilevante. Però considera,
cioè dipingiti nella mente anche lo scenario in cui poi dovesse calare di più, lo scenario in cui te ne prende un po' e riparte, lo scenario in cui non te la prende neanche, perché mi raccomando, bisogna sempre avere una strategia e le idee chiare in qualsiasi modo le cose vadano. E basta, questo è quanto in realtà. Poi, che ne pensi di XDAI e del token stake come soluzione temporanea prima che Ether 2.0 arrivi a regime? Una potenziale catena sostitutiva. E guarda, XDAI in realtà sta performando molto molto bene, perché ho visto che la velocità è alta, cioè scala molto bene e cioè funziona bene come alternativa appunto a Ethereum per le soluzioni DeFi che non vogliono andare a congestionare la rete. Però non conosco il token stake e non conosco bene le tokenomics, le logiche con cui funziona, quindi devo studiarmela un po'. Dopo che hai shillato il canale Telegram di The Rock Trading, si è riversata nel canale una folla che gli admin sulle prime stavano per bannarli tutti. Adesso prima devi avvertire. Guarda, sai cosa faccio? Lo shillo anche qui. Amici, se usate The Rock Trading, come faccio io da tempo, come so che molti di voi fanno, unitevi al loro canale, al gruppo Telegram, in realtà italiano, perché ne vale la pena. È un gruppo di discussione. Adesso ve lo shillo anche qui su Twitch e poi lo condividerò anche su YouTube per chi c'è. E in ogni caso io ne ho scoperto l'esistenza da poco, nonostante uso la piattaforma da 3 anni, e infatti ho detto sì, guarda, quasi quasi lo condivido anche con gli altri, perché non è stato molto pubblicizzato, mi è spiaciuto, così se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa da chiedere, tra l'altro ci sono sempre dentro anche Andrea, cioè ci sono veramente tutti, anche i pezzi grossi di TRT, quindi è un'occasione per seguirli e per farci due chiacchiere. Vi ho shillato il link, così potete unirvi e fare una seconda ondata. Invadiamo il gruppo di TRT, mi raccomando, invadiamoli tutti. Hai messo Ether in Ether 2.0? Siccome il prezzo di Ether è alto, un APY del 15-20% potrebbe essere non profittevole. Cosa ne pensi? Guarda, a proposito di Ether 2.0, ti faccio vedere una soluzione che secondo me allo stato attuale è la migliore. Perché insomma è semplice da usare, ha zero commissioni, l'unico contro è che è custodial. Quindi i puristi del non custodial chiaramente mi diranno sì, vabbè, grazie, così facendo centralizzi. È vero, non lo metto in dubbio, è eticamente sbagliato dal punto di vista di Ethereum, perché bisognerebbe decentralizzare il più possibile, quindi avere tutti il proprio nodo, però dal punto di vista della semplicità, cioè alla fine è quella che interessa spesso all'utente. Quindi io ve lo dico, ve lo condivido, Binance mette a disposizione lo staking di Ether 2.0 che funziona in questo modo. In sostanza, già da oggi, già dall'1 dicembre in realtà si poteva mettere in staking i propri Ether. Come funziona? Funziona che noi non serve averne 32, se ne può avere 0.01, quelli che si vuole, si possono vincolare in Binance. Come funziona poi il vincolo? Perché sapete che su Ethereum 2.0 c'è il vincolo fino alla fase 1.5, che sarà tra un paio d'anni secondo le stime. Nessuno vuole vincolare i propri Ether per 2 anni, vero? Ecco. Quindi in sostanza Binance gira intorno al problema in questo modo: erogherà un token che si chiama BETH, che B sta per Binance e ETH sta per ETH ovviamente, e in sostanza un BETH equivarrà a un Ether vincolato in staking in Binance. Quindi quello che accadrà, e ovviamente poi Binance metterà a disposizione i trading pairs BETH USD, BETH BTC, BETH Ether e così via, quello che accadrà è che un Ether sarà sempre un Ether chiaramente, ma un BETH varrà sempre di più, un pelino di più, cioè incorporando nel suo pricing l'APY generato appunto dallo staking di Ether, che secondo me, mi spiace rovinarvi i sogni, ma tenderà a diminuire in maniera drastica vista la numerosità di servizi di staking che stanno nascendo. Credo che molto presto la blockchain, la beacon chain Ethereum 2.0 verrà invasa di nodi validatori proprio per questo motivo, quindi si abbasserà molto l'APY.
Attenzione che lo staking parte già dall'1 dicembre, è già partito, ma i BETH verranno distribuiti a gennaio 2021, quindi se fate stake adesso e non ricevete i BETH, non impazzite perché oh no, ho perso i miei soldi, no, in realtà ve li danno a gennaio 2021. Poi ovviamente quando ci sarà il lancio di Ethereum 2.0 alla fase 1.5 si potrà fare il redeem cambiando i BETH nella nuova quantità di Ether, così come portare a maturazione insomma un future, perdonatemi la deformazione professionale, però in sostanza il discorso è esattamente questo: BETH tenderà ad aumentare di prezzo con un aumento del 15% annuo, insomma quello che è l'APY nel tempo, e incorporerà le reward, lo potrete scambiare su Binance, quindi non ci saranno sicuramente problemi di liquidità perché Binance non credo che abbia di questi problemi. Ecco, la cosa bella è che, dov'è che l'avevo visto? Da qualche parte qui dentro. Vediamo. L'avevo letto che non applicava nessuna fee Binance. Non mi ricordo dov'è, ma mi ricordo di averlo letto. Quindi, ecco, 100% on-chain staking income will be distributed to users. Questo a casa mia vuol dire che la totalità del ricavato dello staking è distribuito completamente agli utenti, senza quindi andare ad applicare nessuna fee. C'è scritto anche qua, all on-chain profits will be distributed to users. Quindi mi sembra discretamente chiaro, non so, poi correggetemi se sbaglio qualcosa. E quindi secondo me la soluzione è più interessante, più flessibile per un utente medio, ecco, che non vuole vincolare chissà che cosa. Forse una delle ultime dirette senza decorazioni di Natale. Cosa dici? Mettiamo due palline qui dietro, mettiamo un grafico di Bitcoin con attaccate le palline di Natale a ogni high, sarebbe bello. Saluti ragazzi e fanciulle, qualcuno parteciperà al Proof of Key per il prossimo 3 gennaio? È vero che c'è il Proof of Key, tra l'altro io ho appena detto di fare staking di Ethereum 2.0 su Binance, un'eresia clamorosa. Sarebbe interessante, dov'è che lo fanno? A Milano sempre? No, in varie città mi pare che sia, è decentralizzato anche quello. Sarebbe curioso magari organizzarsi. Senza fare assembramenti ovviamente. Poi il 3 gennaio in realtà non si potrà, no, c'è mica il blocco totale il 3 gennaio dal sotto il coprifuoco natalizio, il blindaggio natalizio, quindi magari chi è di Milano lo può fare a Milano, non lo so come funzionerà. Ciao Luca, buona serata, sono short su Ether per un ritracciamento, mannaggia te, io sono long, quindi spero ti salti lo stop loss. No, scherzo, in realtà scherzo ovviamente. Ciao Luca, cosa rende il margin trading diverso dai futures oltre alle modalità di utilizzo? Il margin trading è spot e il future è un mercato derivato, quindi in sostanza tu sul margin trading stai prendendo in prestito fondi per venderli o per comprare sul mercato spot, mentre appunto il mercato dei futures è un mercato derivato, è un mercato diverso per costituzione proprio. Ciao, tu che saluti anche le fanciulle, grazie, hai già conquistato tutte, Simone, bravo, bravo, così si fa. Mercoledì avevo la lavatrice, stasera da stendere la focaccia, avanti col sondaggio, sì ma portacene un pezzo, spediscine un pezzo anche a noi, sei ligure scommetto, perché stendere la focaccia così, mamma mia, che mi hai fatto venire fame. Ti posso chiedere un'analisi su Ripple e cosa succederà il 10 dicembre dopo snapshot per l'airdrop? Allora, Ripple, vediamo come si sta muovendo, non l'ho più filato ma mi sa che fa il suo classico andamento da pump and dump, non lo so, non mi sembra molto carico. C'erano questi livelli chiave che abbiamo evidenziato, ok, che vedete che vengono un po' da questa area storica, e al momento stiamo facendo un po' il sanguinamento lento, quindi un po' di rimbalzino, breakdown, adesso rimbalzerà qua, poi scenderà e così via. Non lo so, ti dico, non farei dei trade anticipatori su Ripple per via dell'airdrop, ma pistola alla tempia forse, non lo so, mi verrebbe qua, cosa ho fatto? Tezos, mi verrebbe quasi da farlo short, cioè se avessi una pistola alla tempia e mi dicessero long o short su Ripple, e puoi fare solo quello, e allora forse andrei short, però nel dubbio non farei nulla, ecco, vi dico la sincera verità.
ho ricevuto anch'io Badger, è reale. Bene, grande, grandissimo. Bella Luca, è la prima diretta che seguo. Grandissimo, benvenuto, spero che ti troverai bene, tornerai. Ciao Luca, cosa ne pensi della recente apertura della Lagarde su BTC e cripto in generale? Ma guarda, la Lagarde secondo me non è tanto aperta alle cripto, ma è più aperta alle stablecoin di Stato. E poi sulle cripto l'ho vista cambiare opinione un bel po' di volte, quindi non lo so, tendo a non ascoltarla troppo. Secondo me le banche centrali non le vedremo molto presto aperte alle cripto, avvezze alle cripto, se non appunto per sviluppare la loro, perché le cripto comunque detronizzano un po' anche le banche centrali, mentre le stablecoin di Stato danno più potere alle banche centrali, quindi per forza di cose hanno più interesse in quello, quindi non penso che sia cioè mi sembra strano, magari mi sono perso qualcosa, ma non mi sembra, cioè mi sembra molto strano che lei sia aperta alle cripto. Buonasera a tutti, buonasera, volevo segnalare il bonus di $170 in BTC su Huobi. Sì, guarda, io ti dico la verità, Huobi non l'ho mai usato, non credo che lo aprirei solo per il bonus, non lo so, non saprei, perché poi avere troppi account su exchange che non uso, non saprei. Anche se forse off topic, potresti dare un'occhiata su euro-dollaro? Ma andiamo a dare un'occhiata su euro-dollaro che sta pompando, tra l'altro. Allora, un'occhiata veloce. Visto che tra l'altro anch'io ogni tanto qualche trade sul Forex adesso lo tento, e euro-dollaro potrebbe proprio essere uno di quei mercati interessanti, perché ha fatto un bellissimo breakout dalla zona dei massimi, da questa area qua sopra, che culmina con 1.2008 circa, e quindi andarlo a ricercare sempre con un ritracciamento da queste parti qui, poi si potrebbe andare sul low time frame, che al momento il low time frame dice chiaramente cerca il long fin tanto che continua a galoppare. Se dovesse iniziare a ritracciare da queste parti, comincerei subito a puntarci gli occhi addosso per cercare il primo costrutto sempre sul low time frame, quindi 30 minuti, un'ora massimo, con un higher high, higher low per entrare immediatamente e cavalcare l'eventuale onda poi di prosecuzione. Però chiaramente è bullish, è molto bullish. Il dollaro si sta indebolendo parecchio in questo periodo. Vuoi per i nuovi stimoli, vuoi per non so bene cosa, per la situazione in America, però il dollaro si sta indebolendo molto. Questo è un dato di fatto. Luca, ma se io deposito USDC su BlockFi posso ricevere l'interesse dell'8,6% in Bitcoin invece che in USDC? Mi sembra di aver letto questa possibilità da qualche parte, vorrei una tua conferma, grazie. Allora, se non erro, si chiama tipo Flex, BlockFi Flex, aspetta, fammi vedere se effettivamente è qui. Interest Flex, sì, te lo confermo, però c'è una commissione, guarda. Te faccio vedere. Tu in sostanza puoi depositare quello che vuoi. Vedi, ecco, ad esempio, se holdi Bitcoin, Ether e USDC, puoi scegliere di avere tutto l'interesse pagato in USDC. Quindi in sostanza, scusi, in BTC. Quindi in sostanza la risposta è sì, di nuovo. Però attenzione che c'è una fee all'incirca dell'1%. Quindi rischi di farti mangiare un po' del guadagno, però credo che l'1% sia solo sulla commissione, quindi ricevi il 99% della commissione mensile. Alla fine impatta un po' con niente, diciamocelo. Quindi la risposta è sì, e ti linko anche, guarda, per completezza, adesso lo chiudo, però ti linko l'articolo così te lo puoi leggere e studiare. Hai visto che assicurando le cripto tipo su assicurando le cripto su Nexus Mutual tipo su Celsius e Nexus si spende più di assicurazione che di potenziale profitto? Sì, è vero, perché ne avevo parlato l'altro giorno su Telegram, ve lo faccio vedere anche adesso, ve lo giro. In sostanza Nexus Mutual, che è una cosa di cui parleremo presto perché ne vale la pena, permette di acquistare una copertura assicurativa su diversi progetti,
custodian e non custodial. Quindi in sostanza ci si può assicurare ad esempio verso gli hack degli smart contract DeFi, verso le piattaforme centralizzate tipo appunto Celsius, BlockFi, Nexo e così via, e si viene coperti nel caso in cui, lo avevo letto da qualche parte, succede che in un hack viene perso più del 10% dei nostri fondi, abbiamo diritto a rivalerci dell'assicurazione, oppure se per più di 90 giorni la piattaforma blocca i prelievi. Eccolo qua, guardate, you're covered in for the following events, hack 10% dei fondi, esatto, e stop ai prelievi per più di 90 giorni. Poi ci sono i dettagli, ovviamente. In sostanza tu devi decidere quanto vuoi essere coperto, che ne so, $10,000 per 365 giorni, ti fai fare la quota, in sostanza costa su BlockFi il 3,04%, sulle altre un po' di più. Questo innanzitutto si può vedere come un indice di rischiosità percepita della piattaforma, vedete, perché come funziona questa assicurazione di Nexus Mutual? In sostanza ci sono due controparti, l'assicurato e l'assicuratore, ma la controparte assicuratore è decentralizzata in questo caso, quindi chiunque, anche io se volessi, posso decidere di mettere a disposizione la mia liquidità come copertura assicurativa, che ovviamente poi devo andare a pagare nel caso in cui succede l'hack o succede il Black Swan Event. Quindi io ci perdo, quindi mi appioppo questo rischio, però di contro se non succede niente io guadagno come se fossi un assicuratore. Questo è curioso, è un non lo so, mi piace come approccio. Ve l'ho detto, un po' il next step della DeFi, ne parlavamo all'inizio quando c'era il discorso sul master in fintech del nostro amico che c'era prima. E quindi, come vedete, c'è la possibilità, però i prezzi sono ancora molto alti, in particolare per quelle meno conosciute, e perché in sostanza c'è poca liquidità, come vedete, c'è pochissima liquidità. BlockFi, che è quello che al momento ha 2 milioni di DAI nel pool assicurativo, chiamiamolo, è quello che ha la percentuale più bassa. In sostanza più liquidità ci va, la legge sempre della domanda e dell'offerta. Più c'è offerta, più si abbassa poi la percentuale di ritorno. E tenderà poi nel tempo ad abbassarsi, ovviamente, perché la piattaforma verrà più conosciuta e più utilizzata. E poi cioè, tenderà a, come dire, a convergere verso un tasso di rischiosità percepito, permettetemi di dire questo. E come vedete c'è anche Aave, c'è anche Cream, c'è anche Ether 2.0 addirittura, cioè c'è veramente di tutto, è molto molto bello come progetto, molto 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 interessante. Uniswap, SushiSwap, cioè qualsiasi cosa per assicurarsi o per avere una rendita se si vuole fare da improvvisarsi assicuratori, insomma. Consiglio l'approfondimento, lo faremo anche insieme. Allora, riguardo la notizia delle 550 cripto che verranno quotate nel 2021 negli indici Standard & Poor's e Dow Jones, che cosa ne pensi? Non ne so niente, sai. Dove vivo? Sono fuori dal mondo, ma è una novità di oggi. Non saprei. Questa è una figata assicurazione DEX, ma siamo ancora agli inizi, verissimo. Però ha molto potenziale, si abbasseranno i prezzi, esatto, lo penso assolutamente anch'io. Sono completamente d'accordo. Allora, adesso facciamo una piccola pausa. Anch'io sto preparando una tesi in Solidity per la laurea triennale. Wow, ho reversato lo smart contract closed source di Axie Infinity. Wow. Sei skillato allora, e trovo davvero figo il fatto che scrivendo uno smart contract esterno e per conto mio posso in un certo modo influenzare le dinamiche che avvengono nel gioco. Guarda, mi stai facendo incuriosire troppo, veramente tanto. Vorrei avere le tue capacità di programmazione in Solidity, ti dico la verità. È difficile, ma dove consigliatemi qualcosa per studiare Solidity, seriamente, perché vorrei, ma anche per conoscenza personale, vorrei veramente approfondire. Andiamo a vedere due grafici adesso. Non c'è molto da dire perché, come vedete, non è che ci sia tutto sto movimento, però l'aggiornamento è d'obbligo. Quindi, Bitcoin che cosa fa? Ve l'ho detto, è compresso tra questo supporto, o meglio, questo pool di liquidità in domanda e il top storico, che in particolare trova la convergenza principale nella sovrapposizione di questi due pool di liquidità in offerta, che sono questo, che è quello settimanale storico, e quest'altro, che è quello giornaliero invece dell'ultimo periodo. Poi, ve l'ho detto, sulle 4 ore c'è stato un pattern
triangolare stamattina, che è stato un po' rotto a ribasso, e questo ha portato un po' di accelerazione ribassista, come vedete, che ha già trovato come punto di prossima stasi, insomma, il supporto 18.733, supporto precedente, quello che avevamo tracciato a partire da questo vecchio massimo. Adesso abbiamo questo supporto e quest'altro low sempre del triangolo che, se rotti a ribasso, invalidano non solo l'ipotesi di triangolo che è già stata invalidata in quanto breakdown, ma al momento ci sarebbe quella di range, perché come vedete 18.006 adesso sarebbe il range low, che corrisponde anche a un clusterino intermedio come nascita, non è neanche male. E quindi se si può appunto giocare sul range per i trader intraday sulle 4 ore, questo è perché sul day lì non si vede granché bene neanche il range. Se dobbiamo perdere anche questo livello, andiamo ad affrontare finalmente il pool di liquidità in domanda, il grande supporto. Quindi, come vedete adesso sul daily, perché quello vorrebbe dire comunque andare a propagare il movimento ribassista anche sul daily, come vedete andremmo a creare, beh, un po' il range si vede anche qua, perché guardate, abbiamo qua tac e tac. In realtà sul daily il range è un pelino più grande, va da 18.8 e sopra arriva fino a 19.7 addirittura. Se andiamo a perdere i 18.8, andiamo ad avere come target il pool di liquidità, e quindi poi dobbiamo andare a vedere come ci comportiamo lì, se di nuovo si genera domanda e andiamo a rimbalzare sugli high locali, oppure se continuiamo a ribasso e andiamo a sfidare 17.150, che invece è il low del time frame giornaliero. Quindi vi dico, un andamento tipo questo non mi piacerebbe granché, perché metterebbe a rischio che poi si fa un lower high e andare a fare un'inversione più duratura, perché fare un test e spalle così è un top abbastanza marcato, c'è questo rischio, e ovviamente non mi piacerebbe neanche un attacco diretto di questo tipo con tanto di lower low immediato, perché sarebbe notevole pressione ribassista. Però vi dico la verità, non mi piacerebbero dal punto di vista meramente del bull, che in realtà io non sono, perché ho ancora aperto il mio short di copertura con le solite logiche. Però vi dico la verità che un ritracciamento prima di rompere i massimi a me non dispiacerebbe affatto, non so voi. In caso comunque di rottura anche dei 17.100, quindi di perdita di questo livello di supporto, cosa che è ancora lontana, perché per i più speculatori si può andare a operare partendo già dalle 4 ore addirittura su un'eventuale anticipazione sul pool di domanda, anche se c'è sempre il discorso che abbiamo sopra la testa la resistenza più forte in assoluto, quindi è un bel rischio, o altrimenti su un eventuale reclaim nonché higher high del triangolo. Però anche in questo caso avremmo una situazione di estrema compressione, perché questa zona è la zona che sopra la quale c'è il massimo storico, cioè scusate, non questa zona, oddio forse sì, perché se l'ho tracciato storicamente vuol dire che arriva fin lì, però vi faccio presente che insomma è in entrambi i casi un rischio importante, quindi non lo so, prendere posizione adesso è veramente complicato, richiede una certa dose di propensione al rischio. Altrimenti, se storniamo, quindi si crea un po' uno scenario più gradevole alla vista di chi vuole aprire una posizione cauta, abbiamo la nostra solita area di monitoraggio che seguiamo da tempo, che è questa qua, che va dai 13.000-14.000 fino ad arrivare a 11.500. Questa è la zona di ritracciamento più profondo, non è ancora sano, è ancora bullish, attenzione, che vedo. È un ritracciamento estremamente marcato, me ne rendo conto, quindi potrebbe essere difficile arrivare fin lì. La zona un po' più in alto invece è quest'altra, quella che avevo identificato prima il nostro amico che ce la suggeriva. Quindi abbiamo questa area come area 1 di ritracciamento e quest'altra come possibile area 2. Chiaramente si può anche fare andare a posizionarsi in entrambe, oppure andare a cercare, quando approcciamo una di queste aree, un costrutto di massimo crescente, minimo crescente o un costrutto di bottom sul time frame giornaliero, perché
È il solito ragionamento che individuiamo un'area sulla quale dovrebbe mostrarsi domanda sul high time frame, che è il settimanale. Il macro è long, è bullish, perché comunque stiamo andando molto bene, e poi andiamo ad aspettare il ritracciamento in quest'area, puntiamo gli occhi su quell'area lì, e non appena ci entriamo seguiamo la price action più da vicino, quindi sul daily, e se ci si fa vedere un bel, che ne so, range più breakout, oppure lower low con equal high e breakout, un Adamo ed Eva lì, come si chiama, un test e spalle rovesciato, un semplicissimo pump e poi andare a fare un higher high, higher low e breakout, insomma qualsiasi segno di inversione di struttura è un possibile setup long. Quella è la visione che ho io, insomma idealmente io entrerei in posizione in questo caso. E questo è tutto per Bitcoin, perché per il resto è tutto fermo come era pochi giorni fa. Ahimè, non c'è molto altro da dire. È in stasi, sta palleggiando, chissà se sta accumulando o distribuendo, lo scopriremo solo a conti fatti, perché anticipare in una situazione così vicina al massimo e così tra due livelli chiave è veramente complicato. Poi, io ho parlato di short, ma magari qualcuno si chiede il perché. Lo avevo aperto, tra l'altro, qua sotto, quindi è underwater, come si suol dire, ma è uno short di copertura. Ho lo stop loss sopra il 20.100 circa, non ricordo esattamente dove, e ripeto, io sono 100% spot long su Bitcoin, quindi ho la mia posizione spot. Lo short è finalizzato a coprirla, quindi in sostanza se andiamo a ritracciare un po' di più io copro la posizione andando ad ammortizzare la perdita, è come se fosse un take profit, però io mi trovo meglio così perché posso quantificare bene dove mettere lo stop loss, quanto rischiare, è un po' più, riesco a tenerne meglio poi il conto nei sommari delle posizioni. Poi le altre mie posizioni sono su Ether, che oggi ha flesso tra l'altro sempre contro questa resistenza 0.0318, come vedete sta tenendo abbastanza dura, tra l'altro c'è il rischio di engulfing bearish, quindi è un po' in pericolo, vediamo un po' come si comporterà. Vi dico già che se dovessimo andare a fare delle prosecuzioni ribassiste, a fare vedere offerta violenta che addirittura perde quest'area andando a fare un lower low confermato, io andrei probabilmente a chiudere la mia posizione long che mi è rimasta aperta da qui, l'entry area era qui. Se andiamo a fare una perdita di questo supporto in questo modo diventa un po' bruttino il setup, e preferisco poi aspettare eventualmente un reclaim per rientrare, ma al momento non sarei molto a mio agio ad essere dentro long. Poi abbiamo infine, anche perché è una posizione trend follower, quindi abbiamo infine Yearn Finance, eccola qua, che sono ancora dentro e al momento sta lottando con questo piccolo pullettino di offerta che si trova qui, tac, questa zona che al momento ostacola, però la flessione di questi giorni non è particolarmente violenta, quindi potrebbe tranquillamente andare a spatassarlo e andarmi a prendere il take profit. Dai, fammi sto regalo Yearn, così poi non ci pensiamo più, il nostro rapporto è terminato e siamo entrambi contenti. Allora bene, questo è quanto, adesso leggo un po' di vostre domande, vediamo un po' che cosa avete da dire, da proporre. Dove eravamo arrivati? Beh, parto in fondo. Luke, il tuo short è in leva? In realtà no, non è in leva, perché è un... cioè, oddio, ti dico la verità, un po' è in leva, ma per solo lo scopo di tenere meno capitale sull'exchange sul quale ho aperto lo short, non per altro, per vincolare meno capitale, una leva molto debole, per tre mi pare che sia, perché comunque non rischio la liquidazione, l'importante è quello, e così uso solo un terzo del capitale come collaterale, tutto lì il motivo. Prima ti chiedevano perché hai deciso 1.8 su Yearn Finance come take profit, intendi? Allora, in realtà il motivo è questo, che il livello 1.8 va a coincidere con questa shadowina e questo cluster intermedio che è super schiacciato, questo body di questa candela. Quindi è il livello che trovo più significativo e decisamente vicino
cioè sufficientemente vicino al mio entry senza dover fare un trend follower, che non era mia intenzione. Anche se ci potrebbe stare per come sta andando, però visto il fortissimo downtrend da cui arriva, prima di fare un trend follower preferisco aspettare un attimino. Benissimo, andiamo avanti con le vostre domande. Ciao Luca, è possibile trasferire fondi? Oddio, ti ho perso. No, sul wallet della carta Binance in via bidirezionale, wallet carta e viceversa, grazie. Assolutamente sì, è bidirezionale. Chi è il ragazzo che prima parlava del master in fintech? Vorrei farci due parole in privato. Sono anche su Discord, se qualcuno sapesse dirmi chi è. Ragazzo del master in fintech, se ti va di contattare il nostro amico DylanDog97 in privato, credo che vorrebbe saperne di più. Luke, sto muovendo dei volumi sulla shitcoin quanto un liquidity pool. Potremmo fare un liquidity pool di shitcoin. Per i neofiti del settore, potresti spiegare la differenza tra setup long e short? Certo, in sostanza un setup long è un setup che mira ad aprire una posizione che profitta dal rialzo. Quindi questo è un setup long perché, ad esempio, io seguivo il fatto che avevamo avuto un recupero di questo livello chiave, quest'area, come vedi evidenziata in verde, l'avevamo persa durante il downtrend, poi c'è palesata domanda, l'abbiamo recuperata e addirittura si era formato, vedi qua, un piccolo pool di offerta prima che ha respinto. In corrispondenza al recupero di quest'area c'è stato il recupero anche del pool di offerta, e questo è un setup per me perché è un elemento che mi fa dire lì puoi sapere dove entrare, cioè il setup deve dirmi dove entrare e dove uscire in guadagno e in perdita, stop loss e take profit. Il take profit ce l'avevo qui, lo stop loss ho scelto di metterlo sotto allo swing low, e quindi questo per me è un setup. Un setup quindi è una configurazione di trade che ti dice tutto. Long perché ovviamente è rialzista, il recupero di un una resistenza e trasformazione in supporto è una situazione, un setup rialzista. Al contrario, un setup short è un qualcosa che mi dice che una coin sta andando male. Prendiamo ad esempio Tezos, che ultimamente ce ne ha dati fin troppi di setup short. Esempio, guarda, qua c'era un range di lunghissima durata, ne avevamo parlato secoli fa. Il range è stato rotto a ribasso e quindi, adesso poi qui non sono andato a seguire bene perché shortare le altcoin non è proprio la mia passione, però si poteva andare a cercare il retest di questo livello sui low time frame, quindi sull'intraday, andare a vedere eventuali massimi e minimi decrescenti per entrare lì e così via. E quelli sono setup short, ovvero che profittano da ulteriori ribassi, è come il long al contrario. Chiaramente per operare short servono exchange che ti permettono di fare trading sui derivati, oppure il margin trading conviene sui derivati per via delle fee minori e liquidità maggiore. Io personalmente uso Binance Futures. Amici, io detto questo vi saluto perché ci siamo tenuti compagnia per quasi un'ora e non voglio annoiarvi più di tanto, perché tanto noi già lunedì ci rivediamo. Oggi di cose non ne sono successe sui grafici, non c'è niente di eclatante, quindi non stiamo a spendere neanche troppe parole su Bitcoin e sulle cripto, perché insomma poi ci aggiorniamo costantemente anche su Telegram, poi vediamo lunedì se c'è qualche novità. Vi ricordo allora di invadere gli amici di The Rock Trading su Telegram, che vi lascio il link in descrizione anche su YouTube. Se mi state seguendo sul tubo, sganciate un like che mi gasate ai massimi, e c'è sempre, ogni tanto ve la spammo qua, la promo su invito, adesso è diventata, io vi posso invitare con il mio link che vedete appunto in descrizione, per BlockFi, per i nuovi utenti, per avere un bonus fino a $250 sul primo deposito. Amici, vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo di nuovo lunedì. Passate un buon weekend e chissà che durante questo weekend non se ne vedano delle belle. Ciao a tutti e tutti dalla nappia adesso.